Benvenuti in questa nuova puntata di Anima Selvaggia. Oggi parleremo di specie alloctone, o invasive, o esotiche. Negli ultimi anni si è accentuato ancora di più il fenomeno di queste specie invasive. Ma perché una specie di un altro continente, in questo caso alloctona, la ritroviamo o può arrivare nel nostro paese, per esempio l'Italia? Beh, le cause sono diverse, possono essere motivi naturali o anche artificiali. Quali sono quelli naturali? Per esempio un cataclisma, un uragano o una tempesta che permette alla specie in questione di cambiare rotta di migrazione o cambiare percorso di alimentazione e quindi si vedrà proiettata in un altro luogo, in un'altra zona dove potrà fondare nuovi nuclei. Altre cause di arrivo di queste specie animali da territori esterni sono per esempio riconducibili a fattori prettamente umani. Ad esempio gli allevamenti della pelliccia, pensiamo al castorino, altrimenti detta nutria, pensiamo al visone americano, oppure al traffico di prodotti ad uso alimentare piuttosto che industriale o al commercio. Ad esempio le navi e le acque delle stive delle navi trasportano da un continente all'altro milioni di specie di microrganismi e questo ha portato a instaurarsi di nuovi equilibri e purtroppo anche al crearsi di impatti e squilibri. Tendenzialmente la natura tende a ritrovare di per sé un equilibrio, appunto. A volte questo comporta estinzione di alcune specie, altre volte invece si creano delle vere e proprie nicchie. Quali sono le specie esotiche che arrivano da altri continenti ma sono presenti nel nostro territorio italiano? Beh, sono sia vegetali che animali. Per esempio, l'ailanto o pianta del paradiso è un organismo vegetale che è stato importato per il bacco da seta. Purtroppo non si è riusciti a contenere la sua diffusione di questa pianta e attualmente la troviamo lungo tutte le direttrici delle autostrade o delle ferrovie. Questa pianta cresce tantissimo rispetto alle nostre specie vegetali e può creare problemi di competizione. Stessa cosa per la robinia. Un altro problema che può creare una specie vegetale introdotta è a livello allergico. Per esempio l'ambrosia. L'ambrosia è una pianta originaria del Nord America degli Stati Uniti che è stata importata dai semini che si danno da mangiare agli uccelli. Ovviamente chi ha i canarini dà questi semini, ma spesso e volentieri le persone lasciano dei semi sui davanzali delle finestre e ciò attira anche gli uccelli che vivono in libertà, per esempio passeri, merli, cinciallegre, pettirossi, eccetera. Questi uccellini, mangiando i semi con dentro anche quelli di ambrosia, andranno poi in giro e con le loro feci diffonderanno poi questa specie alloctona. Tutti sappiamo appunto gli effetti che può creare, quindi forti shock anafilattici, allergia, insomma, può diventare anche un problema sanitario. Per quanto riguarda invece gli animali, casi particolari di specie alloctone sono, oltre alla nutria già citata in precedenza, abbiamo le carpe, i pavoni, i fagiani, ma anche lo scoiattolo grigio, la tartaruga dalle orecchie rosse e altri predatori come i cani procione che abbiamo anche in questa struttura. Ma qual è il problema che creano queste specie? Purtroppo è la competizione o l'impatto
che hanno verso altre specie native dei nostri luoghi. Ma cosa possiamo fare noi per arginare questo fenomeno? Beh, ci sono dei metodi, sia cruenti come purtroppo lo è l'abbattimento, ma anche esistono metodi ecologici, come per esempio l'ingegneria ambientale, la valorizzazione dell'ambiente, quindi non solo del territorio, ma anche dei predatori, e il controllo della fertilità. Quindi si va ad agire con metodi biocompatibili sulla natalità delle specie. In termini pratici significa intervenire con immunocontraccezione e sterilizzazione. Abbiamo visto come si è intrecciato il mondo degli animali e degli esseri umani che tra loro interagiscono, per cui questa puntata termina qui, ma se volete continuare a conoscere e scoprire aneddoti e curiosità sul mondo della natura, seguiteci e alla prossima puntata!